Ciao Ciao Laura, hai Alessandro. sfigurato la tua palla di cristallo? Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Bene, ti lascio la parola e Sì. dici, illuminaci su quello che ci aspetta. Ok, allora io ho fatto i compiti, eh. Diciamo che ieri sera tardissimo e stamattina mi sono andata anche a rileggere gli ultimissimi articoli sulla bozza della finanziaria che è ovviamente in corso. Quindi intanto vi dico subito una cosa che lo dico sempre in questi casi, tutto quello che dico uso il condizionale e non arrabbiatevi con me se quello che vi dico adesso poi non avverrà, perché la finanziaria è in corso, è un percorso e dunque io sono credo 26 finanziarie che seguo e so perfettamente che siamo partiti da una bozza, quindi da un progetto. Ci sono centinaia di emendamenti a questo progetto di finanziaria che ora, proprio anche oggi, stamattina l'ultimo aggiornamento è che oggi in Senato si andavano a discutere gli emendamenti proprio sul taglio fiscale, sul cuneo fiscale e sulla riforma dell'IRPEF. Quindi adesso vi spiego un po' questa roba qua. E cosa quindi è previsto? Io vi dico quello che è previsto oggi, non è detto che poi sarà la stessa identica cosa probabilmente il 31 dicembre, perché in genere le finanziarie vengono sempre approvate nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Perché questa data? Intanto perché è obbligatorio che la legge di bilancio dello Stato venga approvata entro la fine dell'anno, perché se questo non accadesse, ovviamente saremmo in una situazione indescrivibile, neanche ci si può pensare. Quindi, ovviamente, in generale finisce spesso che poi si viene votata anche con la fiducia, insomma, i partiti si debbono mettere d'accordo tra di loro per far uscire questa finanziaria. Siccome quello che interessa a noi oggi qua, diciamo per i freelance, io magari più che freelance sono insomma un professionista ordinistico, però sempre professionista sono. È quello che ci può riguardare dal punto di vista dell'IRPEF sicuramente, quindi della tassazione. Quindi io, questo breve intervento, mi soffermo esclusivamente sul discorso della tassazione per le partite IVA. Poi magari faccio anche un piccolo cenno, per quello che riguarda la riduzione del cuneo fiscale dei dipendenti, se ci riesco, controllo l'orario, se no Alessandra lo sa che mi cazzo. E quindi, allora, Draghi, dal giorno stesso in cui si è insediato, nel discorso di insediamento, ci ha raccontato subito, ci ha detto subito che avrebbe pensato, si sarebbe occupato della riforma fiscale. Sono anni che si parla di riforma fiscale. Dal mio punto di vista, la riforma fiscale è un concetto più ampio del ritoccare le aliquote fiscali e gli scaglioni. Però molto probabilmente in questo periodo, in un post quasi forse pandemia, con una ripresa comunque potente dell'economia, l'altro giorno sentivo che l'Italia è forse il paese europeo in cui la ripresa post pandemica è migliore. Cioè stiamo andando più velocemente di altri paesi importanti tipo Francia e Germania. Quindi diciamo che siamo in un buon momento da questo punto di vista qua. Dall'altra parte, trovare le risorse economiche per il governo per riuscire a fare una riforma fiscale degna di questo nome, quindi abbassare veramente la pressione fiscale, sicuramente è molto difficile perché ci vogliono risorse per abbassare le imposte. Quindi la scelta del governo, comunque, quello ripeto che oggi è nella bozza della finanziaria. Il governo sta proponendo una riduzione degli scaglioni e una riduzione delle aliquote, quindi su entrambi i fronti. Faccio una brevissima premessa per chi magari non ce l'ha presente proprio così a memoria. Intanto stiamo parlando di IRPEF, quindi tutto quello che dico adesso riguarda esclusivamente le partite IVA, che sono in contabilità IVA ordinaria, quindi non riguarda chi ha nel forfettario. Probabilmente molti di voi sono nel forfettario parlo dopo. Quindi la riforma IRPEF significa che ci sarà un abbassamento del carico complessivo fiscale sia per chi ha la partita IVA in ordinaria, come per dircelo io, e i dipendenti.
adesso io mi soffermo sulla partita IVA ordinaria. Fino adesso noi abbiamo 5 scaglioni IRPEF e quindi 5 aliquote IRPEF che sono via via crescenti e sono in funzione del reddito dichiarato. Quindi, primo scaglione sono i redditi fino a 15.000 euro e l'aliquota è il 23%. Secondo scaglione, i redditi da 15.000 euro fino a 28.000. Do un'occhiata perché io a memoria fatico a ricordare le cose. Comunque, secondo scaglione, fino a 28.000 euro, da 25.000, 20, da 15.000 a 28.000, 27%. Poi abbiamo il terzo scaglione, da 28.000 a 55.000, 38%. Da 55.000 a 72.000, il 41%, e oltre 75.000 euro. Oggi in Italia abbiamo il 43%. La proposta del governo qual è? Quindi se questa finanziaria venisse approvata con quello che c'è oggi, le aliquote da 5 passano a 4. Quindi abbiamo intanto una riduzione delle aliquote. La prima resta identica. Nel primo scaglione non c'è nessun cambiamento. Fino a 15.000 euro resta la prima aliquota, quella del 23%. Poi, da 15.000 fino a 28.000, qua abbiamo una riduzione pari di 2 punti percentuali, quindi si passerebbe dal 27% al 25%. Terzo scaglione. Il terzo scaglione, che era da 28.000 a 55.000, passa da 28.000 a 50.000, perché poi c'è il quarto scaglione che assorbe quello che prima era il quarto e il quinto. Quindi, ripeto, da 5 passiamo a 4. Il terzo scaglione, siamo da 28.000 a 50.000 euro e avremmo una riduzione dal 38% al 35%. Quindi, come vedete, nel secondo e nel terzo scaglione, anche se un po' modificato, diciamo, nei tetti, si scenderebbe nel primo scaglione dal 27 al 25, quindi meno 2 punti percentuali. Nel terzo scaglione, da 28.000 arriverebbe a 50.000, da 38 si passa a 35, quindi meno 3 punti percentuali. Poi, ultimo scaglione, resta identico a prima. Perché? Perché resta al 43%, quindi in realtà c'è un peggioramento. Nello scaglione da 55.000 a 75.000 stavamo al 41%. Per poter compensare la riduzione dei due scaglioni precedenti, hanno aumentato l'ultimo. E quindi da 50.000 in poi, quarto scaglione unico, siamo a 43, quindi il 41 è sparito. Quindi che significherebbe tutto questo in soldoni? Perché come dice Alessandra, i conti della serva, a me questa frase piace tantissimo, mi piace essere concreta. Se questa riduzione e accorpamento degli scaglioni da 4 a 5, da 5 a 4, scusate, andrà realmente, verrà approvata, quindi entrerà in funzione per l'anno 2000, nell'anno 2022, quindi ovviamente sembrerebbe, ripeto, sembrerebbe sempre d'obbligo, sembrerebbe che già nelle dichiarazioni dei redditi del prossimo anno andremo ad applicare queste nuove aliquote per i redditi del 2021. A questo punto, se così fosse, ci sarà sicuramente una riduzione di carico IRPEF, di carico fiscale, nei redditi medio-bassi. Perché? La prima aliquota resta identica, fino a 15.000 euro, restiamo al 23%, quindi chi fosse in un reddito fino a 15.000 euro non avrebbe nessunissima differenza, nessunissimo vantaggio. Per i redditi dai 15.000 in su fino a 50.000, ovviamente ci sarebbe una riduzione, perché abbiamo la riduzione, come ho detto prima, a 2 punti percentuali nel secondo scaglione e 3 punti percentuali nel terzo. Oltre 50.000 la situazione peggiora, quindi chi avesse un reddito oltre 50.000 euro si troverà penalizzato da questa finanziaria per l'ultimo scaglione. Oh, vi ripeto, se non è chiaro, magari io questo non l'ho detto, do per scontato che sia chiarissimo per tutti. Ovviamente questi scaglioni sono marginali, quindi non è che se uno arriva a 50.000 euro vuol dire, mi raccomando, non è che vuol dire
Che se uno supera i 50.000 euro si paga su tutto il 43%, ovviamente no, gli scaglioni sono marginali, fino a 15.000 euro si pagherà sempre il 23%, fino a 28.000 si pagherà sempre il 25%, cioè da 15.000 a 28.000 e da 28.000 a 50 il 35%, quindi poi alla fine l'aliquota media ponderata ovviamente è più bassa. Questo è il discorso IRPEF. Sembrerebbe anche, perché chi ha la partita IVA ordinaria come me e tutte le imprese pagano anche l'IRAP. L'IRAP, per chi non lo sapesse, è l'imposta regionale sulle attività produttive, ha un range tra l'1,9% e il 4,9%. Io, per esempio, che vivo nel Lazio, pago la massima, 4,9%. Sembra che riusciranno pure a ridurre un pochino l'aliquota IRAP, speriamo. Per le società non sembrerebbero esserci differenze perché dell'aliquota IRES, che è quella delle società, non si parla. Adesso invece parliamo un attimo del forfettario, perché ovviamente so che moltissime persone utilizzano questo regime. Quando Draghi è arrivato al governo, qualcuno ha scritto che avrebbe azzerato, eliminato il regime forfettario. Io non so certe, scusate se mi permetto, ma certe stupidaggini a chi vengono in mente. Probabilmente il concetto di comunicazione, siti clickbait, insomma, è tutto qua. Per ora, per quello che c'è, anche la stessa legge delega al governo per fare la finanziaria assolutamente non prevedeva nessun ritocco del regime forfettario. Quindi chi l'ha detto ha detto proprio delle stupidaggini. Ad oggi il regime forfettario non sembra assolutamente avere problemi. Resta com'è, non viene ritoccato, non sembrerebbe, nella bozza oggi non c'è nulla. Avevo letto di possibilità di ampliarlo per chi deve fuoriuscire dal regime forfettario, si era detto che chi fosse fuoriuscito per il sopraggiunto limite, per il superamento del tetto dei 65.000 euro, avrebbe avuto forse un paio d'anni di transizione rispetto all'ordinario, ma non c'è traccia ad oggi. Si era letto che avrebbero anche modificato le percentuali di forfettizzazione per i vari codici Ateco, ma anche là non c'è traccia, perlomeno ad oggi, quindi a meno che le cose non escano fuori all'ultimo momento. E quindi il forfettario resta com'è. E per fortuna che resta com'è, perché vi garantisco che è uno, forse il migliore, non oso dirlo, ma uno sicuramente, se non è il migliore, è uno dei migliori regimi agevolati in tutta Europa. Non si paga da nessuna parte, ragazzi, il 5% di imposta sostitutiva. Io pago quasi il 5% solo di IRAP. E prima vi ho fatto tutti i vari scaglioni IRPEF, quindi non ci lamentiamo assolutamente del forfettario, teniamocelo stretto perché è ottimo. Finisco, così penso di stare anche nei termini. Due parole sul discorso sempre dell'IRPEF per i dipendenti, perché magari può darsi che molti di voi comunque sono anche dipendenti o pensionati. Chiaramente questa riduzione delle aliquote IRPEF avrà un leggero impatto, non enorme, comunque un impatto anche sui redditi da lavoro dipendente, e soprattutto la novità è che dovrebbero aumentare la detrazione per lavoro dipendente. Ad oggi pare che la detrazione massima è 1.880 euro, la dovrebbero portare a 3.110 euro. Questo significa circa 1.000 euro di riduzione IRPEF, ma soltanto per i redditi più bassi, perché le detrazioni diminuiscono all'aumentare del reddito. Quindi, non so se sono stata nei termini, sono stata velocissima, ho cercato di dirvi tutto, se c'è qualche domanda sono qua. No, Alessandra? ottimo, Laura. Diciamo che si capisce bene il senso generale delle novità che dovrebbero arrivare e diciamo forse per la prima volta dopo tanti anni, insomma, non Sì. sono negative. No, 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 infatti, assolutamente no. È stata, devo dire, molto sbandierata. Qui faccio un commento mio personale. Questa riforma fiscale è stata molto sbandierata. Se andiamo nel concreto, sono ritocchini, Cioè, nessuno si ritocchini. ritroverà in tasca 10.000 euro in più di mancate tasse, No, per no, carità, però devo assolutamente dire no. che, insomma, non, anche noi che siamo nell'ordinario e quindi non abbiamo il forfettario, tutto sommato,
un filo di meno, l'anno prossimo ce lo possiamo Sì, aspettare. ripeto, chiaramente per i redditi superiori a 50.000 non c'è neanche questo vantaggio. Beh, è È chiaro, però quello. comunque c'è pur sempre una minore tassazione degli scaglioni centrali che Sì, viene in sì, 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 sì. parte annullata dai Esatto, due. perfetto. Quindi sono stata, vedo che sono stata molto chiara perché hai centrato Sì, il anche voglio dire, punto. anche uno che arrivi, non so, a 74.000 di reddito, quindi comunque c'ha tutta quella fetta in cui Certo. paga al 43 invece che al 41, ha Sì. comunque avuto meno tasse per la parte dai Nella 15 parte più ai bassa, a 50.000. quel punto il mio consiglio fa devi seguire bene da un commercialista, perché ve lo dico? Perché quando per esempio ci sono redditi così alti e l'aliquota marginale, quindi le ultime parti, no, di quello che fatturate, ci andate a pagare molte più tasse. Io mi faccio due conti in tasca, Alessandra. A me conviene comprare un nuovo bene strumentale, un corso, qualsiasi cosa. Perché a quel punto vado a risparmiare facendo una spesa, non solo vado a risparmiare il 43%, l'addizionale regionale, non vi ho citato, l'addizionale comunale è un altro 3%, Certo. l'IRAP, che come dico nel Lazio è il massimo, quindi tu pensa 43, 46, 51 e poi lo sapete, sul reddito c'è o l'INPS o io ho la cassa. Quindi, cioè, andare a fare una spesa significa risparmiare il 70% di tasse. Magari il corso lo usate e è un investimento a livello personale. Un bene strumentale uno lo utilizza. Quindi questo per esempio è molto importante, secondo me, monitorare pure, ecco, quello che è la propria redditualità. E se mi posso permettere di aggiungere quindi un'ultima cosa, io sto cercando proprio in tutti i modi, nel mio modo di essere online, per carità, limitatissimo, di portare proprio questo, cioè la conoscenza fiscale, avere la conoscenza di quello che è proprio modo di essere tassati, ragazzi, fa la differenza. In Italia, Veramente. penso che sarai d'accordo con me, c'è un'ignoranza abissale, anzi, per quello che vedo io c'è la paura, uno del fisco c'ha solo paura. Invece, conoscerlo e essere più informati. Ci sono tanti strumenti, ci sono tante possibilità di, senza evadere, io non sto parlando Assolutamente, no, ma ovviamente. capire come funziona il prelievo fiscale e contributivo è fondamentale per fare È proprie previsioni e fondamentale. pianificazioni. Sono completamente d'accordo. Guarda, era anche una cosa, devo dire, un consiglio che ho apprezzato molto in una delle ultime slide di Alessia Musi. Capisci come funzionano fisco e previdenza? Perché Certo, questo è certo. E io, assolutamente. infatti, se mi posso permettere, l'ultima cosa che dico, in questo periodo proprio la mia decisione attuale è quella di lavorare e produrre contenuti per fare sempre più formazione e informazione. Cioè, c'ho un'ambizione, Alessandra, non so se ce la farò, vorrei diventare, lo posso dire, vorrei diventare la commercialista che fa solo formazione e formazione fiscale. Vabbè, Cioè, credo che questo sia un dare questo. servizio utilissimo, Un veramente. servizio solo di questo. Adesso così, vabbè, magari molti mi conoscono del freelance camp, il mio sito, il link, insomma, ce l'avete, però io adesso, insomma, sto aggiornando anche questo discorso qui. Proprio in questi giorni ho presentato il primo prodotto di questo tipo, che è, questo è per i forfettari, quindi diciamoci la verità, forfettario è molto più gestibile, però è proprio come dire, un corso e un programma per imparare a farsi i calcoli di tasse INPS da soli, in perfetta autonomia, quindi a prescindere dal proprio commercialista. E spero di poterlo proporre il più possibile, perché chi l'ha già visto mi ha detto, dice, guarda, è veramente fatto bene, si tratta di un programma per farsi calcolo delle Eh tasse, beh, ma sì. non solo, che io proprio sto un mese con le persone e gli spiego come si fanno i calcoli. E vorrei sempre implementare di più questa cosa, perché secondo me in Italia proprio è assolutamente fondamentale, c'è proprio un distacco dal fisco, no? E invece è sbagliatissimo. Sono d'accordo, Laura. Infatti, non a caso poi di questi temi e di soldi ne abbiamo sempre parlato tanto all'interno del freelance camp. Quindi.
Ti ringrazio di nuovo e ricordo anche che dentro la welcome bag c'è anche la tua guida al fisco e alla prossima. Ciao! Ok, grazie. Ciao a tutti. Ciao ciao.